Buonasera a tutti ragazzi del vostro Carta Curva Nord, video inedito della location. Allora ragazzi, prima di iniziare il video, iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando ragazzi, e seguitemi anche su Instagram. Mi trovate sempre come Carta Curva Nord. Allora, Inter-Atalanta è quasi ormai, sì, 24 ore dalla sfida. Kartal è carico e lo dice Kartal. Ok, non lo dice un tifoso qualsiasi, lo dice Carta al Curva Nord. Allora, io stamattina ho ricevuto appunto l'allegato della Curva Nord e come vedete, ragazzi, appoggio e riappoggio totalmente quello che è stato detto appunto della curva. Appoggiano di nuovo quello che io ho detto. Mauro Icardi, a prescindere, non si tiferà. E con questo penso che dopo il video di ieri si era capito. Penso che su questo, ragazzi, non c'erano ombre di dubbio. Ombre di dubbio che non si doveva fare. Io tifo questa. Io tifo la maglia. Non a caso, ripeto, Kartal. Perché io non c'ho un giocatore. C'ho me stesso. Io tifo questa e il mio giocatore che sarei io. Primo tifoso. Allora, ragazzi, cosa ne pensa Carta al Curva Nord di Inter-Atalanta? Allora, sulla carta sembrerebbe una partita molto molto difficile. E non ci sono dubbi, perché lo sappiamo tutti che l'Atalanta di questi tempi sta giocando non bene, né più. L'Atalanta è una di quelle squadre che sinceramente esprime, secondo me, il miglior calcio che c'è in Italia. Nessuno me lo voglia, grande onore appunto alla Dea. Appunto perché era Dea, ragazzi, occhio, sa attribuire giocatori di esperienza come Ilicic, appunto, Papu Gomez a giovani molto molto interessanti come Atebur, come ad esempio Castagne e tanti altri, ragazzi. Loro puntano veramente sul settore giovanile. È una di quelle squadre che ha veramente le palle per poter costruire un progetto giovani, non come tante altre squadre che pare che ci hanno paura a lanciare giovani. Basta avere la giusta mentalità e il giusto benestare della società ed ecco i risultati appunto come si portano a casa. E l'Atalanta di questi anni ci sta veramente facendo vedere ciò che veramente ne è capace. È guidata da un allenatore che tutti noi conosciamo, che appunto ci odia a morte, Giampiero Gasperini. Quindi ragazzi, domani, anzi, stasera intanto ragazzi, vedemi se Juventus-Milan come va a finire. Anche se ragazzi, parliamoci francamente tra me e voi. Secondo me, credo, perlomeno credo sulla carta, allo Juventus Stadium non ci dovrebbero essere dubbi per me per chi vince, perché sarebbe clamoroso, penso, che la Juventus regali qualcosa nel proprio stadio. Poi, non lo so, sono sincero, però conoscendo la fame dei merdussini sono sicuro che appunto vinceranno abbastanza con molta molta intensità senza avere paura di nessuno. Poi c'è Sampdoria appunto, Roma. A Sampdoria, occhio a Quagliarella. Ragazzi, Quagliarella capocannoniere, non per niente è stato chiamato in nazionale e che signor giocatore stiamo per affrontare. La Lazio adesso non mi ricordo con chi gioca, dovrebbe però recuperare appunto con l'Udinese. Quindi per me quelli già sono 3 punti già belli che avviati. Noi domani dobbiamo esprimere il calcio, quello che noi sappiamo fare, quello che quando vogliamo e vogliamo essere appunto noi, quando l'Inter si ricorda di essere l'Inter, appunto nessuno ci può fermare, perché nessuno può fermarci quando giochiamo da Inter. Domani praticamente, ragazzi, non giocherà di nuovo ancora Lautaro Martinez, ma giocherà Mauro Icardi in attacco. Vedremo, appunto, eccolo. Eccolo, l'uomo che tutti voi vi ha spaccato in due. Avete spaccato in due una tifoseria, un amore per una squadra. Vediamo domani questo uomo. Vediamo anche se i nostri, appunto, giocatori sapranno supportarlo a dovere per poter fargli fare dei gol. Vediamo quanto questo magnifico numero 9, che tanto voi amati incondizionatamente, che difendete a spada tratta. Io no.
e alcuni che mi seguono ho visto che ragionano appunto come ragiono io. Non è più difendibile quest'uomo qua. Quindi ragazzi, domani Mauro Icardi, vediamo che attaccante, vediamo dove ci porterà. Perché domani ragazzi si gioca a metà qualificazione, domani si gioca la qualificazione. È una di quelle partite appunto dove la qualificazione è d'obbligo. Non stai giocando a Bergamo e noi quando stiamo a Milano lo abbiamo dimostrato che se vogliamo possiamo fare grandi risultati. Vi ricordate qualche anno fa 7-0, sempre risultati abbastanza molto 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 impegnativi. Quindi domani dobbiamo fare la signora partita, domani dobbiamo dimostrare veramente qual è la nostra traiettoria. Arriva un Atalanta sicuramente molto forte, non verrà a Milano a guardarsi in giro, oh, che bella giornata, no, non si verrà a fare una bella giornata di sole domani. Domani verrà lì per fare punteggio, verrà per fare punteggio e puntare alle posizioni alte in classifica e dimostrare che è una grande realtà del calcio italiano. Quindi, cari signori miei, cari calciatori, domani da voi mi aspetto una prestazione maiuscola, con la M, grande come tutto San Siro. Domani voglio sentirvi ruggire, domani voglio i leoni in campo, domani tirate fuori i coglioni per noi e soprattutto per un intero popolo interista. A prescindere che poi voi odiate la curva, chi no, io sto per la curva, quindi ragazzi, questo lo sapete già. Quindi, domani, non mi fate tanto da incazzare, domani mettete giù con la giusta mentalità, applicatevi fin da subito, fate vedere subito, fin dall'inizio, l'approccio della partita, vi voglio grintosi, con le palle, con voglia di fare e di vincere, perché domani voglio vincere. Senza sì e senza ma, non mi dovete fare cazzare ogni volta. Non è che muovo il 4-0 del Genova, dice oh, abbiamo fatto contento sti cazzo dei riposi, così stanno zitti. Io non mi accontento mai. Io so, voglio essere in gordo, domani voglio vincere. Anche se dal profondo del cuore ve lo dico qua, X mi sento, X. Ve lo dico la verità, vedete, sono pure obiettivo, mi sento un pareggio. Però... Dovete smentirmi, perché domani voglio una grande vittoria. Domani dovete proprio rompergli il culo, andare lì e prenderci questa qualificazione alla Champions. Forza ragazzi, forza! Tutto è possibile ancora. Siamo ancora in corsa per questa benedetta Champions e lottiamo con i denti stretti, con i coltello fra i denti, andiamo a vincere. Vincere! Perché è quello che dovete fare voi, vincere. Per un popolo che vi ama e che vi sostiene da sempre, soprattutto da tutti. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando, condividete sto cazzo di video, dai raga, iscrivetevi a sto canale e vi ricordo appunto di seguirmi su Instagram, sempre Carta al Curva Nord. Dai ragazzi, dai!